Buonasera, ben ritrovati con questo TG Nord speciale dedicato interamente ai risultati delle elezioni politiche per la Camera e per il Senato. Sarà una lunga maratona, come si dice in questi casi, staremo insieme fino alle 22 per cercare di raccontare questa giornata complicata, convulsa e per molti aspetti indecifrabile dal punto di vista politico, a vedere i risultati, le proiezioni, i risultati reali che emergono tanto per la Camera quanto per il Senato, Senato che sarà decisivo in questa situazione, in qualche modo anche indicativo per quello che sarà lo spoglio delle regionali e soprattutto per la regione Lombardia, spoglio che avverrà domani pomeriggio. In questa lunga diretta ci avvarremo anche del collegamento con via Bellerio, dove è allestita la sala stampa nel quartier generale della Lega Nord. Noi abbiamo i nostri colleghi Davide Cordua, Anna Maria Girelli Consolaro collegati con noi. Darei subito a loro la linea. Buonasera. Buonasera, buonasera Pasini, buonasera anche da Anna Maria, Buonasera a buonasera. tutti. È stata una giornata abbastanza frenetica, come tu hai anticipato nella tua introduzione, infatti siamo già un po' stanchi, però sappiamo che ci sono ancora diverse ore prima di avere dei dati definitivi sia alla Camera che al Senato. È stata una giornata frenetica, come tu hai accennato, perché i primi instant poll avevano fatto vedere, hai una visione più o meno chiara di quello che poteva essere il panorama sia alla Camera che al Senato. Invece alla fine non è stato così. È stato tutto molto indeciso al Senato perché alla Camera più o meno le linee sono chiare, però il Senato si sapeva che avrebbe portato qualche difficoltà sia alla centro-sinistra che al centro-destra, così è stato, e così è stato anche l'influenza che ha avuto il Movimento 5 Stelle all'interno di questa disputa per avere la maggioranza assoluta all'interno di Palazzo Madama. L'unico dato ufficiale, lo possiamo dire, è che nessuno avrà la maggioranza assoluta a Palazzo Madama. Questo era un dato che si poteva già immaginare osservando tutto quello che era accaduto in questi 2 mesi di campagna elettorale, i sondaggi che si erano susseguiti fino a 15 giorni fa, prima di questo spoglio elettorale. E questo alla fine si è dimostrato. Tutti cominciavano a pensare che il governo si poteva realizzare soltanto con un'alleanza tra la coalizione di Bersani, formata dal Partito Democratico e la Sinistra Libertà di Vendola, e con la coalizione di Mario Monti, che al Senato ha presentato una lista unica appunto per cercare di superare lo sbarramento dell'8%, ma secondo i dati che si stanno emergendo qui in via Bellerio e quindi anche a Roma e in tutte le altre città, chiaramente questa coalizione non basterà per governare, perché Bersani, la coalizione di Bersani insieme alla coalizione di Monti non hanno la maggioranza assoluta per governare. Quindi in questo momento allora non c'è un governo possibile, quindi si dovrà andare al di fuori non soltanto degli schieramenti che si sono presentati sulla scheda elettorale, ma addirittura bisognerà andare al di fuori degli schieramenti che si potevano ipotizzare in vista appunto di questo spoglio elettorale di oggi. Quindi dove si andranno a prendere i voti? Allora, ci sono varie ipotesi che si è fatti qui con i colleghi. La prima ipotesi è che Bersani riuscirà a strappare alcuni senatori del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo per poter arrivare ai quei 158 senatori che è la maggioranza assoluta al Senato. La seconda ipotesi è invece che si formi un governo per cercare soltanto di fare una nuova legge elettorale e questa nuova legge elettorale permetterà quindi poi che esca una maggioranza solida, salda, dalle prossime elezioni. Queste sono due ipotesi, ma la cosa certa è che il prossimo governo sarà difficile che possa durare comunque in ogni caso 5 anni, perché se non è durato 5 anni l'ultimo governo che aveva la maggioranza più grande, più elevata dal dopoguerra ad oggi, ci domandiamo come possa avere una maggioranza salda un governo che possa uscire da delle urne di questo tipo. Un altro dato è che Grillo
ha ribadito in ogni lingua, non soltanto in quella italiana, che non vuole assolutamente allearsi con nessuno. Quindi altre ipotesi non ce ne sono, perché chiaramente il centrodestra ha sempre rinnegato qualsiasi alleanza con Monti o con Bersani, come è accaduto solo per il PDL nell'ultimo governo tecnico di Monti. Quindi a questo punto l'unica soluzione è quella che ho preannunciato: o Bersani sarà capace, bravo, una specie di Arsenio Lupin, di riuscire a rubare senatori al Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, oppure si dovrà cercare di formare un governo come è accaduto in Grecia. Forse non tutti lo sanno, ma le ultime elezioni politiche in Grecia era uscita dalle urne una coalizione, un governo che non era capace di avere la maggioranza nel proprio Parlamento, ed erano stati costretti a tornare alle urne per poi cercare in qualche modo di fare un governo che in questo momento non sta facendo sicuramente il bene del proprio paese, visto quello che sta accadendo in Grecia, e nessuno ne parla. Ne parliamo comunque di quello che accade in Italia, e cerchiamo di far capire un po' a chi ci ascolta quali sono i dati di quello che ho detto fino a questo momento. Anna Maria è stata bravissima, ha raccolto tanti dati. Partiamo dalla Camera, dove qui la situazione è più o meno chiara. Alla Camera, Anna Maria, che cosa abbiamo? Sì, i dati a dimostrazione di quanto tu hai detto finora parlano da soli. Alla Camera abbiamo un vantaggio della coalizione di centro-sinistra che stacca di oltre 4 punti finora, 4 punti percentuali il centro-destra. In particolare il centro-sinistra si attesta sul 30,9%, mentre il centro-destra registra un 26,7%. Nel dettaglio, centro-sinistra, PD con 26,6%, SEL 3,1%. Per quanto riguarda il centrodestra, abbiamo il PDL con un 20,4%, la Lega Nord al 4% e Fratelli d'Italia 1,9%. Va bene Grillo, Movimento 5 Stelle 25,6%, Mario Monti supera di pochissimo il 10%, in particolare il partito di Monti 8,4%, l'UDC 1,6% e spicca il dato di Futuro e Libertà appena 0,4%. Passiamo quindi a Rivoluzione Civile col 2,2% e infine Fare per fermare il declino 1,1%. Ricordiamo quindi che per entrare alla Camera, per avere deputati, perché un partito possa mettere dei suoi rappresentanti alla Camera dei Deputati, deve superare il 4%. In questo momento, quindi, Anna Maria, chi rimane fuori? Perché dobbiamo anche considerare che in una coalizione, se un partito alla Camera raggiunge il 10%, allora un partito della stessa coalizione gli basta il 2%. Nonostante questo, ci sono alcuni partiti che Anna Maria ci ha appena elencato che rimangono fuori dal Parlamento, se questi dati verranno confermati fino alla fine. Beh, per ora rimangono fuori dal Parlamento Fratelli d'Italia, della coalizione del centrodestra, con 1,9%, resta fuori l'UDC della coalizione di Monti, UDC 1,6%, e naturalmente sicuramente Futuro e Libertà con 0,4%, ma resta fuori anche Rivoluzione Civile di Ingroia col 2,2%, eppure Fare per fermare il declino con l'1,1%. Questa è la situazione alla Camera, Pasini. Davide, per quanto riguarda invece il Senato che poi è il terreno di scontro più significativo date le modalità di assegnazione dei seggi, quali sono, anche in questo caso sono cambiate un po' le proiezioni nel corso della giornata con il ribaltamento degli stand poll, però le ultime proiezioni sono un po' diverse. Se possiamo fare un piccolo riepilogo anche per quanto riguarda Palazzo Madama. Sì, ecco, per quanto riguarda Palazzo Madama è più o meno appunto quello che ho detto prima. Ecco, se alla Camera la situazione è delineata, ovvero il centro-sinistra ha la maggioranza, a Palazzo Madama non è così. Qui c'è un testa a testa che continua, ora cercheremo magari di capire agli ultimi dati che cosa ci dicono. Il centro-sinistra è in vantaggio nel maggior numero di regioni.
ma il centro-destra invece è in vantaggio nel minor numero di regioni, ma che hanno una popolazione maggiore rispetto alle regioni dove il centro-sinistra è in vantaggio. Questo che cosa vuol dire, per spiegare a chi ci ascolta da casa? È che al Senato ovviamente la distribuzione dei seggi di Palazzo Madama è a livello regionale. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che ogni regione assegna un numero di seggi. Le regioni che hanno una popolazione maggiore hanno una distribuiranno più seggi. Facciamo l'esempio della Lombardia. La Lombardia è la regione più popolosa. La Lombardia infatti distribuirà 49 seggi. Nessuna regione distribuisce così tanti seggi quanto la Lombardia. Stesso discorso per la Campania, la Sicilia e il Lazio, che sono poco di sotto la Lombardia, ma comunque hanno un numero maggiore di seggi rispetto alle altre tre regioni, che possono essere ad esempio il Molise, la Val d'Aosta e le Marche, ad esempio, per fare delle regioni piccole che hanno pochissimi seggi rispetto alla Lombardia. Quindi se la centro-sinistra è in vantaggio nelle Marche, nelle Molise e nella Val d'Aosta, ma in Lombardia è in vantaggio al centro-destra, chiaramente avrà più seggi il centro-destra del centro-sinistra, sommando queste tre regioni che sono più piccole rispetto alla Lombardia. In questa situazione infatti troviamo che il centrodestra è in vantaggio in alcune regioni chiave, come si è detto per tutta questa sorta di campagna elettorale. Partendo infatti dalla Lombardia, Anna Maria, che cosa troviamo? Sì, la regione che spicca, appunto questa regione chiave, la Lombardia, centrodestra al 38,1%, mentre il centrosinistra si ferma al 29,7%. Poi abbiamo Mario Monti con 10,8%. Il Movimento 5 Stelle di Grillo che arriva al 16,9%. Questa, diciamo, la regione chiave della Lombardia, che appunto assegna 49 seggi, ma ci sono altri dati eclatanti. Beh, se passiamo alla regione vicina, al Piemonte, la situazione si capovolge decisamente, perché il centro-sinistra stacca di oltre 20 punti in percentuale il centro-destra. In particolare il centro-destra si ferma al 21,5%, il centro-sinistra, con i dati che vi ripetiamo abbiamo per ora, raggiunge il 41,8%. Mario Monti invece non arriva al 10%, si ferma all'8,9%, Beppe Grillo al 23,4%. La situazione invece cambia ancora in Veneto. La situazione cambia ancora in Veneto, ritorniamo a una situazione simile a quella della regione Lombardia, perché centrodestra in vantaggio, sebbene non sia un vantaggio così notevole come è avvenuto in Lombardia. Centrodestra in Veneto si attesta sul 32,6%, mentre il centrosinistra non supera il 25,6%. Va un po' meglio Mario Monti rispetto alla Lombardia, perché raggiunge l'11,1%, Beppe Grillo 24,2%. Beppe Grillo, che in Liguria fa man bassa invece. Liguria, la sua regione, certamente fa man bassa, perché addirittura arriva al 30,4%. Pensate, in Liguria Grillo 30,4%, va meglio soltanto la coalizione di centro-sinistra col 33%, mentre il centro-destra è sotto di circa 9 punti percentuali, perché si attesta ad un 23,9%. Mario Monti 9,3%. Emilia Romagna invece ritorna, o meglio, o si conferma, a seconda delle opinioni diverse, zona rossa. Si conferma zona rossa, come abbiamo detto il Piemonte, il distacco è diciamo simile, circa una ventina di punti percentuali, perché il centrodestra in Emilia Romagna raggiunge il 21,5%, mentre il centrosinistra addirittura il 41,8%. Anche qui Mario Monti tra l'8 e il 9%, precisamente 8,9%, Movimento 5 Stelle di Grillo 23,2%. È una situazione simile, l'abbiamo anche in Toscana, anzi addirittura un distacco superiore del centro-sinistra rispetto al centro-destra, perché il centro-sinistra arriva al 43,5%, mentre il centro-destra si ferma al 21,3%. Mario Monti anche qui circa 8%, 8,1 per la precisione, Beppe Grillo 22,7%. In Umbria anche qui il centro-sinistra è in vantaggio. Centro-sinistra in vantaggio, meno vantaggio, perché centro-sinistra 37,6%, centro-destra 25,3%. Mario Monti si aggira sempre intorno all'8%, per la precisione in Umbria 8,2%, Beppe Grillo 25,3%. La novità nel Lazio è che, se i risultati verranno confermati, Mario, la coalizione, la lista di Mario Monti rischia di rimanere fuori per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi in questa regione.
È così, sembra che Mario Monti per ora non riesca a superare la soglia di sbarramento dell'8%, si ferma infatti al 7,7%, Beppe Grillo 25,4% e anche in Lazio abbiamo un vantaggio della coalizione di centrosinistra rispetto a quella di centrodestra, per la precisione centrosinistra con la 33,6%, centrodestra con la 27,8%. Arriviamo alle Marche e anche qui il Movimento 5 Stelle è a una cifra molto elevata, una percentuale molto elevata. Anche qui il Movimento 5 Stelle va decisamente molto bene perché si attesta su un 30,4%, Monti esattamente il 10%, il centrosinistra supera decisamente il centrodestra, centrosinistra 33,2%, centrodestra 22,1%. Arriviamo in una delle regioni chiave, la Campania, e qui appunto il centrodestra è in vantaggio. E qui si ripete la situazione della Lombardia, l'abbiamo detto, un'altra regione chiave, anche la Campania, regione molto importante, bene, vantaggio netto del centrodestra che supera il centrosinistra, in quanto centrodestra 36,8%, centrosinistra 29,5%, dunque una differenza di più di 7 punti percentuali. Mario Monti supera di pochissimo l'8%, esattamente per ora è all'8,2%, Beppe Grillo 20,8%. Stesso. Deve essere in vantaggio, ma soprattutto il dato eclatante della Sicilia è l'insuccesso di Mario Monti, perché per ora pare fermarsi al 5,9%, dunque anche in questo caso Mario Monti non supererebbe la soglia di sbarramento. Centrodestra in vantaggio rispetto al centrosinistra, centrodestra con 32,8%, centrosinistra con 27,6%, va molto bene Beppe Grillo in Sicilia, pensate quasi 30%, per la precisione 29,6%. Ecco, prima di ridarti la linea, Pasini, un dato che appunto volevo sottolineare, sia nel Lazio che in Sicilia e in altre regioni come ad esempio l'Abruzzo e la Basilicata, e se ben ricordo il Molise, la coalizione, la lista di Mario Monti rischia di rimanere fuori. Questo appunto inciderà molto, anzi sta incidendo molto appunto sulla situazione di ingovernabilità di Mario, del governo possibile di Bersani Monti, perché se appunto si pensava che Bersani non aveva la maggioranza assoluta al Senato, non si pensava che non poteva averla insieme a Monti. A Monti appunto mancano una serie di senatori che avevano ipotizzato poteva avere appunto con la sua destra. Per quindi la precisione, se posso, Davide, ricordiamo, sì, le regioni nelle quali pare che Monti non superi la soglia di sbarramento e sono, abbiamo detto, Lazio, Abruzzo, Calabria, Sicilia, Basilicata, Molise e Sardegna. Praticamente tutto il sud Italia, ecco, qui non c'è l'appoggio appunto all'ex premier, ovviamente forse anche per quello che ha fatto. Pasini, ti ridò la linea. Per la prima volta, perché poi nel corso della serata ci rivedremo e ci risentiremo altre volte per aggiornare la situazione, ti vorrei fare una domanda. Stiamo per mandare in onda un contributo che viene proprio da voi, dalla sala stampa di Via Bellerio, del vice segretario federale Giacomo Stucchi, che ha tenuto una breve conferenza stampa, e volevo chiederti che aria si respira in Via Bellerio, soprattutto in chiave di domani, ossia per quanto riguarda l'attesissimo spoglio per le regionali lombarde, con il risultato per Roberto Maroni. Dobbiamo registrare che dopo il testa a testa di cui parlavano gli instant poll del primo pomeriggio di oggi, la situazione è piuttosto cambiata e immagino che potrai confermarlo. Sì, diciamo che in vista dello spoglio di domani qua si respira una certa aria di ottimismo, lo sentirete nella conferenza stampa del vice segretario federale della Lega Nord Giacomo Stucchi, che ammette un calo del carroccio a livello del politico, delle elezioni politiche, ma si dice comunque fiducioso in vista del voto per quanto riguarda la Lombardia. Tiene la coalizione e questo fa presagire un buon risultato per quello che è lo spoglio
spoglio delle regionali del Pirellone di domani. Tiene perché appunto la coalizione di centrodestra è in vantaggio in Lombardia. Tiene perché anche se analizziamo il voto alla Camera nella circoscrizione elettorale Lombardia 1, Lombardia 2 e Lombardia 3, la Lega Nord e la coalizione del centrodestra è in vantaggio in Lombardia 2 e Lombardia 3. Quindi questo in vista del voto di domani vede appunto un vantaggio superiore per il centrodestra rispetto al centrosinistra. Questo l'ha confermato anche Stucchi nella conferenza stampa e questo quindi è l'aria che si respira vedendo i volti leggermente più distesi, comunque sia scaramantici anche in vista di quello che può accadere domani. Chiaramente il voto regionale è diverso da quello locale, perché ad esempio il Movimento 5 Stelle ha fatto veramente un exploit a livello nazionale, però a livello locale ha sempre avuto qualche difficoltà. Difficoltà le abbiamo viste nelle ultime elezioni, nel senso che non ha gli stessi voti, le stesse percentuali che ha a livello nazionale. I sondaggi lo hanno dimostrato anche riguardo alla candidata del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda la regione Lombardia. Ovviamente non arriva neanche al 10%, questi erano i sondaggi, domani ci sarà la prova, la verifica su questi sondaggi. Questo appunto influirà, però guardando anche i dati di oggi, soprattutto al Senato, lo spoglio ha dimostrato che il Movimento 5 Stelle ha rubato soprattutto voti al centro-sinistra, anche al centrodestra, ma soprattutto al centro-sinistra. I voti che Bersani e Monti avevano calcolato di avere per avere una maggioranza assoluta, li ha rubati il Grillo con i suoi comizi in piazza. Questo quindi peserà non più sul centrodestra che più sul centro, più sul centrosinistra, scusate, che più sul centrodestra. Comunque domani lo sapremo meglio di chiunque altro vedendo lo spoglio in diretta. Grazie Davide, grazie Anna Maria, ci risentiremo tra poco.